3, 2, 1, via, 50, ritarda, sinistra 4, veloce, per destra 5, tieni, in sinistra 3, meno tieni. Andrea scrive sulla pagina Facebook di Rally Dreamer: fantastico, accendo la TV e sento un navigatore esperto che parla del suo lavoro intervistato da una conduttrice calma e pacata. Esiste ancora una TV che meriti d'essere guardata, continuate così. Grazie Andrea. E a grande richiesta anche questa sera in compagnia di Massimiliano Bosi. Bentornato Massimiliano. Ciao Giulia. Sono particolarmente felice perché sono riuscita a far conoscere questo mondo stupendo a tutti, anche chi non è appassionato del rally, e questo grazie a te e alla tua preziosissima testimonianza. Infatti ci sono arrivate un sacco di mail in cui ci chiedono appunto di approfondire gli argomenti trattati la puntata scorsa, perciò ti chiedo di approfondire quale sia il ruolo del navigatore. Bene, intanto saluto te, saluto i telespettatori e permettimi di ringraziarti. Figurati. E anche di portare la mia personale testimonianza circa la riuscita di questa trasmissione, perché onestamente tante delle persone che conosco mi hanno poi chiamato in seguito all'altra trasmissione e mi hanno fatto i complimenti. È stato un argomento interessante che è piaciuto a tante persone, per cui ci tenevo a raccontarti anche questo aspetto. Grazie, mi fa piacere. Per quanto riguarda il navigatore, dovremmo proseguire il nostro discorso e gli aspetti da raccontare sono ovviamente ancora tanti. Mi piace dirti che il navigatore è colui al quale si fa riferimento sempre per ogni necessità. Il navigatore è la persona che deve rispondere esattamente ad ogni domanda, che si tratti di domande tecniche inerenti alla vettura, che relative alla programmazione del rally piuttosto che all'appuntamento con il giornalista o altre attività che sono appunto incluse nell'argomento rally. Il navigatore con il pilota fa parte dell'equipaggio ed è un rapporto tra navigatore e pilota che è molto simile a quello che può essere in una coppia tra moglie e marito. Un po' un punto di riferimento. È un punto di riferimento, è un fratello, è un amico, è uno psicologo, come ti dicevo l'altra volta. Avrei bisogno di un navigatore a casa. Sarebbe molto comodo, no? Perché avere sempre qualcuno che ti dà una risposta, comunque che ti può consigliare, infatti, è molto importante. Ed ovviamente poi l'aspetto peculiare del navigatore, per quello che anche si è visto nel servizio, è quello durante la prova speciale di leggere le note. Ora, le note sono un linguaggio particolarmente tecnico che viene deciso e stabilito dal pilota, il quale durante quelle che si chiamano ricognizioni detta al navigatore ciò che deve poi il navigatore leggere durante la prova speciale. Ed è un linguaggio, una sorta di protocollo in base al quale il pilota capisce con un determinato anticipo ciò che sta per affrontare e quindi poi successivamente può permettersi di in qualche modo determinare quella che lui ritiene essere la traiettoria migliore per affrontare una determinata curva. Ed è una situazione particolarmente competitiva, dove c'è tanta adrenalina, dove il navigatore ha la possibilità, mediante il ritmo e la tonalità della voce con cui parla, di in qualche modo spingere il pilota o eventualmente, se necessario, di rasserenarlo e quindi di abbassare o alzare il ritmo delle note stesse. Ed indubbiamente poi durante il rally c'è anche il navigatore, ha dei compiti che sono meramente più specifici, è colui che deve timbrare i controlli orari, per cui deve rispettare determinati tempi di percorrenza tra un luogo ed un altro che si identifica in gergo settore. Ci sono varie competenze tecniche, Giulia, e l'aspetto è molteplice, credimi. Mi ha incuriosito molto e mi piacerebbe proprio provare. Ma da parte mia ti do la mia disponibilità affinché tu possa provare un'esperienza diretta e capire effettivamente cosa vuol dire leggere le note. Guarda, a me le sfide piacciono tantissimo, perciò la colgo al volo, quindi nella prossima puntata di Rally Dreamer, all'interno della rubrica Parco Chiuso, lasceremo i divanetti dello studio di Sport Italia per andare
nel vivo, quindi a vedere in esterna come funziona il navigatore in pratica. Va bene, molto volentieri. E con Massimiliano Bosi. Grazie. Quindi Massimiliano, io ti ringrazio per essere stato qui. Un saluto a tutti gli amici di Sport Italia, in particolare a quelli di Rally Dreamer. Ciao a tutti.